scorreggiato. No. Parlo. No. Fai schifo al cazzo. Sei sentito? Se non è su Instagram non è vero. Io volevo cominciare tutto serio. Ma puoi scorreggiare? Ma io non scorreggio. Io sono come le donne, io non scorreggio, io piango. Vedi scorreggiare? Sì. Sai che le donne piangono? Vedi scorreggiare? Non scusami. Sì, non sei uno stronzo, ma perché? Non mangiate i fagioli. E sono stronzo io. Bastardo! Fai dei cazzo di problemi. Ragazzo, figli della merda, senza i soldi di Vodafone, ti cago lo stesso in testa. Cheat, sigla. Vado romanticamente però. Benvenuti da Vada e Barlo, figli della merda. Pippatemi sul cazzo, felice regresso dagli Arcan. Punk rock. Hai visto che partita la sigla del Cile? Sì, l'ho vista. Carina, eh? Sì, l'ho vista da qua, da qua dietro. Indie Cile. Ah. Questa la smetto di civettare, che mi stanno dando fastidio. Minchia, sta lì che alla finestra due studentesse che gremano e leggono Baudelaire. Io non lo so, ora mica ti do il numero 90. Beh. Allora, prima di partire con la reaction volevo fare i miei completi auguri dei ragazzi. Completi? Completi. Proprio auguri dall'inizio alla fine. Rifaccio, auguri e figli maschi. Sì. Auguri e buon anno. Auguri buon anno, pace l'anima sua. Chi? Buon anno, quello che hanno ammazzato. Quello della Lega, sono sempre i migliori ad andarsene. Prima di partire con la reaction volevo fare i miei migliori auguri e sinceri e le nostre congratulazioni a dei ragazzi svedesi dopo aver visto la nostra reaction. Italiani, svezi o svedesi, comunque poliglotti. Svedesi poliglotti, che dopo aver visto la reaction dove parlavamo dei nostri mercati che buttano via i vari prodotti perché non possono rivenderli per colpa delle leggi europee. Ma anche solo gli ipercop. Sì, perché poi comunque è tutto quello che viene preso, sì, in Italia, perché c'è bisogno appunto di questa Europa che ci aiuta a andare avanti. Sì. Loro hanno preso un furgone, si sono comprati un furgone, hanno cominciato ad andare in giro per i loro mercati, quelli svedesi. Prendono le eccedenze e le danno alla gente, visto che tanti anche i nostri pensionati hanno ancora la dignità del vecchio italiano che non va a chiedere, ma piuttosto rovista dalla munnezza. Cioè, loro preparano proprio dei manicaretti, l'ho visto. Cioè, sì, sì, sì. E con buona, raga. Prendono buona. Le materie prime avanzate e le trasformano. Le trasformano in cibo. Certo. Peccato che il cibo svedese faccia schifo al cazzo. Però loro comunque. Però loro ci provano, poi sono mezzi italiani, quindi sai, insomma. No, parla italiano, poi la prova dai maccheroni ancora non l'ha superata. Comunque, veramente. Pressure test per i ragazzi finlandesi qua sotto. Hashtag la canna con la carbonara. Raga, il prima possibile andiamo a trovarvi quando gli dà il passaporto. Comunque siamo veramente contenti che siamo riusciti a fare una cosa buona per qualcuno. Ha detto questo, cominciamo le minchiate. Oggi Isbul, domani chi lo sa. Domani magari di Chele. Dicky, scusate. Dicky. Hai ragione, mi sono bippato allora. Bravo. Hai capito? Ti sei bippato da solo. Sì, sì, mi sono bippato da solo. Sì. Sigla. Sigla. No, no. Però io volevo chiedere. Ma la ricarica della Vodafone me la mandi? No. Che fibra mi ha pusciato con la team lì, con quella che cazzo aveva in fostra. Fammi controllare. Ma poi sono pure tirchi, capito? Io non ti ho detto, ho chiesto da me i soldi, fammi la pupio. Ma sai che gli ha tuo manager Fedez queste cose? Non devi chiedergliele allora. Fedez c'ha Google. Io gli ho chiesto, mi manda un Google cazzo, mi ha detto no. Federica ha detto no. Google, fallo tu, fammi sta reaction per favore. Magari, ecco. Google, cercami OG. OG, io. Chi cazzo sono? Gli sbirri? Io al campo rom non ci passo neanche davanti. Così dice. Allora, mandato di quanti di guardare il video? Io l'ho già visto. Molto figo. Io l'ho già visto. Ok, io già vedo che sto tipo Simpson. Sembra tipo scritto come Simpson qua. No, è scritto da un dislessico, semplicemente. Però nelle immagini del video ho visto ci sono un sacco di. Un sacco di citazioni ai film italiani. Tipo. Sì, quella e basta. Però un sacco. Ho capito. Vai! Ma c'era fisicamente un sacco. Di merda lui. Sì, eccolo. Mi compri i Balenciaga, si gioca a calcio, sfonno. Ho fatto 4G, non ti sento bene. Ti ho fatto una chiamata. Non ti sono quello? Sì. No, ma davvero basta. Guarda che merda! Gli fanno le cose la gente. Che rumeno che scippa le cose. Tutto. Ruba i ricchi per dare i poveri. Italianissimo sta roba. Hai bevuto dalla bottiglietta di Boston. Mio Dio, che saluti da Milano. Che video cacca.
cacca. È volutamente trash. È volutamente un rumeno malandreno. Ho cominciato a correre, cazzo fuori via villano, ma senza Colosseo non mi sento a casa. Che chiudo carbonaria, mi sento meglio grande. Con la pancia, questa cameriera, frate, troppo figa. Figa? La classe, via. Figa. Dai, che bello. È bello quando non ti inquadri la panzetta, eh. Ma sta cameriera, me lo dai il numero? Che fregno del cinese, cosa cazzo sto vedendo? Cosa sto vedendo? Perché sembra però? Ma che fregno. Finisce più sta canzone? Cazzo. Ma lo del blocco? Sì. Non la lascio più a sacco, sbrigati. Grande. Vabbè, buttiamo il cellulare, tanto. La tocca un piano, eh. Ma che è vero, è pesantissimo. Pesante. Bevi anche l'orologetto. Allora, bello sto dissing alla scena ricchiuna di Milano, ci piace un sacco. Senti, ma pensavo che fosse una minchiata. Po' minchiata, però allora, il video è simpatico, la canzone è simpatica. In realtà c'è dietro molto più di quello che vorrebbe fare vedere nella canzone, secondo me. Secondo me c'è un disagio dietro questa canzone. Qua è il disagio dell'essere stato trapiantato in un posto in cui lui non si sente di stare. E con tutti i modaioli, eccetera, tutti i fashion blogger, dove dice minchia, io non me le compro le Balenciaga, che poi gioca a calcio le sfondo. Inizia proprio così, della serie, che cazzo me ne frega a me. Uno di noi sempre, oggi. È uno dei pezzi migliori che ha fatto, happy, ma non scontato. Con il ritornello catch dell'estate che ritornello ha fatto. Ritornello catch ci sta perché è salsa, ripeto. Lui si è spostato, come ormai anche molti dei suoi colleghi. Ho sentito il disco di Lauro. In questa roba mezza etnica, mezza salsa, mezza un po' particolare. Ci sta, non è reggaeton che ti dà fastidio. Esatto. Non è una roba che è allegra. È allegra, è diversa. Poi, e si sposta completamente dal rap. Poi, e questa è una cosa molto bella. Il mood è così brasiliano, carabio. Anche nell'allegria ha sempre questa nota melinconica che ti permette poi di mettere anche un messaggio. Cioè, a Milano sono tutti fashion blogger. Chi è che ti diceva del reggaeton? Tormento ce lo diceva. Poi tutti quelli che fanno quel tipo di musica è perché hanno un background musicale. Sì, 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 chi riesce a farla bene. È come l'indie. Devi aver prima mangiato la merda per far bene l'indie. Bravo, esatto. Puoi nascere, faccio l'indie. Non sei mai uscito dall'università, vuoi parlare della vita? Ma di che cazzo stai parlando? Stessa cosa qua. Qua io ho trovato un sacco di riferimenti alla società milanese. Un sacco di riferimenti alla società romana, perché la sua romanità ha portato a Milano. Sì. Dice ne la faccio più. Dice il tempo non mi piace, piove sempre. Bella Milano, però mi manca il Colosseo. Ma anche il fatto di mangiare lì alla, e fare con il friend Alberto Sordi a Milano nel Cristante Colosseo è una cosa fighissima. Che fregna era quella cameriera cinese? Quella modella cinese era cinese. Io quanti ergastoli mi farei io per quella ragazza lì? Penso che anche lui, sai, non me ne frega un cacchio. A un certo punto volevi mettere il culo e l'hai messo comunque. Vabbè, ma quello perché la salsa lo richiede. Aspetta che mando un messaggio a Isbul. Ma il numero di quella cinese nel video mentre mangiavi la pasta, che minchia, mi devo fare almeno 4 ergastoli per lei, che veramente la amo troppo. Glielo puoi dire? Isbul. Tornando sul pezzo. Volete il numero di Isbul? No. Se questo video arriva a 100.000 like, io vi do il numero di Isbul e lo trollate. Tanto lui il cellulare li butta così, li cambia. Io non ho problemi di denuncia con lui perché se non mi denuncia. Però se mi devi svaligiare casa, io ci lavoro con sta roba. Che svaligiare? Quello dai, è rumeno. Ma è rumeno, non è rom. Diverso. Sinto. Sai che si odiano tra di loro? Si odiano? Sì, tutti odiano i rom. Non è vero. Sattiva! No, vabbè, adesso. L'ho già mandata la sigla. A parte le minchiate, a parte gli scherzi, il pezzo è da studiare. Visto così è molto particolare. C'è anche delle citazioni, non ho capito bene la citazione delle cartoline, forse perché lui voleva. Saluti da, perché magari mandava le cartoline giù al quartiere? Sì, da Milano, con dietro il Duomo, classico. Il pezzo è carino. Il pezzo è divertente, il video anche. All'inizio, io il video l'ho visto 3 volte prima di decidermi se farlo o no. Perché all'inizio faceva il mandrino, scippava le cose, faceva il rumeno che ruba le cose. Poi l'ho visto fino alla fine e dava tutta la borsetta di Gucci, l'orologio da stronzi, quelle cose lì, al fashion blogger morto di fame. Che non è che va in fabbrica, voglio fare il fashion blogger, certo. Perché sono di Milano, qua. Sti rapper che adesso fanno tutti, ah, io la camicia di seta. Io ovviamente sono la roba sgargiante. Ovviamente la roba è il povero che si vuole far credere è ricco e quindi per farsi credere ricco si inventa di essere fashion blogger, ma non ha la possibilità, sì, capisci? Sì, è mirato. Sì. È mirato sicuramente a delle situazioni in cui lui ha vissuto. Sai secondo me cosa anche è mirato? A tutti questi rapper che solo per il fatto di suonare su un palco e svegliarsi alle 2 del pomeriggio, no? E sfondarsi di canne e di droghe tutto il giorno, pensano che fare la vita da bohème li rende automaticamente degli artisti, dei grandi artisti, degli spiriti sensibili, perché dicono che sono depressi e allora scrivendosi. Per essere un artista devi fare arte di un certo livello, se no, come diceva noi Snarkos, sei un pischelletto che dice minchiate al microfono. Non è che siete tutti Baudelaire, e già Baudelaire mi faceva cacare, che quei soldi del papà sono tutti
tutti i poeti adesso, se mi ricordo già un altro. Che si legge Baudelaire. So. Baudelaire è una merda, Baudelaire e Jim Morrison. Bellino, il numero della cinese non so se salta fuori. Ma poi che c'hai dati su rubare i cellulari, cose? Lo sai che io ironizzo sempre sulle mie origini. E poi sta buono che quel telefono che mi vorresti dire che hai comprato un negozio. Ma falla finita, falla. Solo amore per gli Arcade Boys.